Allora, eccoci qua, è mancata l'intervista a Franz 3, tocca la mia, che sarà sicuramente meno interessante. Comunque, parliamo dei dati, 3 penalmente per uno, 4 per l'altro, coppia d'oro, insomma, stagione perfetta. Però, partiamo da Matteo, hai sempre detto solo gare di sci-alpinismo. Ma sì, bisogna sempre un po' relativizzare tutto, poi quando si è qua sembra sempre che sia la cosa più importante del mondo, ma rimangono gare di sci-alpinismo. Piccola parentesi, apprezzo molto questa tua intervista, che per scaramanzia hai detto non ti intervisto fino alla fine, poi se vincete ti intervisto, altrimenti ti lascio andare a bere in pace, e questa è una cosa molto apprezzata e sono contento di essere qua a fare questa intervista. Damiano, cosa ne dici di questo compagno ormai di merende? Ma sì, no, siamo contenti di aver vinto questa pernamenta, perché adesso lui dice così, ma fossimo arrivati secondi ti assicuro che sarebbe stato incazzato nero, quindi è andata bene, terza per me, quarta per lui. Sicuramente quando sei davanti e vinci così, con tra virgolette facilità, perché di facilità non c'è niente, sembra tutto un po' scontato, quando invece arrivi dietro sembra tutto difficilissimo, quindi dipende anche un po' dai punti di vista. Comunque per te, Damiano, è stata una stagione, dopo la passata, l'abbiamo già detto ai mondiali, però questa pierramenta è un altro tassello importante per te. Ma sì, la passata ormai è passata e direi che è arrivata anche ora di archiviarla e non di ricordarla sempre. È stata sicuramente un momento tra virgolette difficile per un insieme di cose, sfighe, malanni, bronchiti varie, e niente, in una carriera di un atleta può capitare. Quest'anno è andato tutto bene, mi sono preparato bene, la mia maturazione atletica penso che è arrivata anche a compimento, perché quest'anno c'ho 29 anni e in questo sport si è visto che sono gli anni in cui puoi dare di più. Niente, sono riuscito a finalizzare, che è una cosa non semplice, quindi è andata bene fin qua, ma la stagione non è ancora finita. Ecco, come si va a festeggiare questa sera? Questa sera, che sarà le 10 di mattina, iniziamo pure a festeggiare da adesso, aspetto stasera mi andrà peggio. No, adesso ormai siamo diventati vecchi, una volta riuscivamo a stare in giro da adesso fino alle 3 di notte bevendo non so bene quanti litri di birra, oggi qualche birretta ci sta, c'è una bella pizzoccherata a casa al Bosaggio che ci aspetta e poi si rientrerà a casa, ormai siamo vecchi per queste cose.